Dica, dica le sue generalità. Come si chiama? Dove è nato? Raffaele Cutola, Ottaviano, 10-12-41. Però sono da 34 anni in carcere. Bene, adesso deve rispondere alle domande che le farà l'avvocato Taormina, che è difensore. Sì, ma le volevo prima dire, signor Presidente, che chiedo scusa. Dica. Io sto malissimo, sono due notti che non ho dormito, nonostante la sua disposizione di andare davanti al ritorno, mi hanno portato perfino a Salerno a andare al ritorno, mi hanno appoggiato qui, come si chiama, a Spoleto. Comunque, se gentilmente lei dopo mi fa andare subito. Senza dubbio. Perché lì mi posso curare e poi lunedì se non... Lei tornerà subito al luogo di provenienza. Perdo anche il colloquio lunedì mensile con mia moglie. Lei tornerà subito, finita la sua deposizione, tornerà subito al luogo di provenienza. Grazie, signor Presidente. Sì, questo è stato già disposto. Allora, prego, avvocato Taormina. Signor Cutola, lei sa che è stato da noi citato con riferimento ad alcune dichiarazioni che lei ha reso non una ma due volte in ordine all'uccisione di Mino Pecorelli avvenuta il 20 marzo del 1979. E su questo punto vorremmo poi specificamente interrogarla, ma prima, proprio ai fini dell'inquadramento dell'episodio che qui ci interessa nel contesto generale, devo fare domande, come dire, preliminari. E la prima è questa. Lei può dire se vi fossero rapporti tra la nuova camorra organizzata e l'Andrangheta calabrese? Sì, ci sono stati, però solo con la famiglia di Stefano. Comunque io voglio dire che confermo però l'ultima deposizione integralmente che ho fatto al PM, che viene sì. A dialogarmi a Belluno. Le sì. Altre ci sono, c'è un po' di confusione. Comunque. Sì, va bene, ma comunque a quella poi verremo. Però siccome la Corte non conosce nulla, dobbiamo ricominciare da capo. Ecco, allora mi può dire di questi rapporti tra la nuova camorra, quindi è soltanto la... La nuova camorra, la NCO, gentilmente, sì. vabbè, dite come volete comunque. Perché c'è differenza tra NCO e la nuova camorra organizzata? Beh, l'hanno scelto gli inquirenti, la nuova camorra organizzata, la NCO era nata come una rivoluzione, diciamo così, comunque. Poi è diventata, dopo il mio isolamento all'asinale, per rifatti ben noti dal loro presidente Vertini, è diventata anche la camorra una bestia senza cuore, comunque. È diventata camorra anche la NCO. Ho capito. Ecco, quindi allora lei quando si riferisce ai rapporti tra la NCO e l'Andrangheta calabrese, solo anche se poi soltanto con De Stefano, si riferisce a questo tipo di rapporti, cioè a quello che vedeva la NCO nei termini che lei adesso ha descritto. Sì, ma il rapporto perché io l'ho conosciuto in carcere tanti anni fa, Paolo Di Stefano, e poi ci siamo incontrati nella mia latitanza quando è successo il fatto di Aversa, comunque... Ecco, quindi erano rapporti personali tra lei e De Stefano, chi? Paolo o Giorgio? Paolo. Giorgio l'ha conosciuto? Giorgio, il cugino di Paolo? Non so se l'ho intravisto in un colloquio. L'avvocato parla, devo... No, l'avvocato no, Giorgio il cugino. No, già era stato ammazzato. Ho capito. Ecco, voglio sapere, il rapporto era tra, diciamo, le persone che facevano capo a lei e quelle che facevano capo a Paolo De Stefano, o era un rapporto personale no, tra lei logicamente era un rapporto personale mio. Quando io mi recavo da lui andavo con 3-4 dei miei ex della NCO, quando lui si recava da me venivo con 3-4 comunque. Avete fatto affari insieme? Avete assunto iniziativa insieme? No, di qualche genere? No. Né all'interno delle carceri? Ci abbiamo scambiato qualche arma, qualche cosa comunque. Ho capito. Senta, attraverso questi suoi rapporti, quindi lei soltanto con Paolo De Stefano ha trattato? Sì, solo con Paolo. Con nessun altro? Solo con Paolo De Stefano. Ho capito. E quei due o tre che stavano con lui, mi ricordo un certo Pasquale Condella, insomma, sì. Due o tre che stavano con lui, non so come si chiamassero. Ho capito. Vi vedevate in Calabria o...? In Calabria e anche in Campania. Anche no, quando lui veniva da me. Comunque. Ho capito. Senta, per quelli che sono state le sue consapevolezze nell'ambito di questo rapporto con Paolo De Stefano, lei ha mai potuto sapere se vi fossero dei collegamenti tra l'Andrangheta calabrese o comunque la cosca De Stefano? Dobbiamo stabilire la cosca De Stefano. La cosca De Stefano e
personaggi della criminalità romana, diciamo così genericamente? Parliamo della banda della Magliana. Ecco, io non so se lei, ecco, la conosca benissimo. Ecco. No, che credo io no. C'erano rapporti di solidarietà tra, se non con la banda, ma forse per quell'episodio mio che io l'ho mandato da Di Stefano per una pistola comunque. Sì, di questo poi parleremo, sì. Ma più in generale, lei non è a conoscenza dell'esistenza di rapporti? Rapporti stretti, no. Ecco, lei quando parla di banda della Magliana che intende? È il gruppo che faceva parte della Magliana, che poi aveva più capi comunque, no? Quelli che stavano collocati con me era Nicolino Selis, che era un mio capozono a Roma. Con chi stava nella banda della Magliana? Era uno dei capi. Me le deve scusare, sono passati tanti anni. E Giuseppe Giuseppucci, sempre che lo chiamavano il negro. Comunque. Lei ha conosciuto Giuseppe? Personalmente. Poi dopo ne parleremo. Ecco, tra queste persone, ad esempio, lei ha conosciuto altre persone della banda della Magliana o no? Che venivano con questi qui, sì, ma comunque Nicolino Selis era quello, il mio referente, diciamo, ecco. Così. E Casillo che c'entrava con la banda della Magliana? Teneva rapporti con la banda della Magliana? Casillo, diciamo, quando non c'era io, rappresentava me. Ecco. Purtroppo, allora. Comunque. Ecco, e Casillo le ha mai detto di rapporti della banda della Magliana con alcuni della Cosca De Stefano? Vede, non glielo posso confermare, ma Casillo stava sempre a Roma, può darsi anche. Però a lei non lo ha detto? No. Vabbè. Ecco, per quello che riguarda invece i rapporti della NCO con la banda della Magliana, diceva adesso, li teneva Nicolino Selis per sì, lei. Ma non i rapporti, era un mio capozono a Roma. Che significa? Può spiegare per cortesia? Era quello che comandava per conto mio su Roma, diciamo così. Ah, quindi non era un'appartenenza, era una... Sì, sì, era proprio il mio capozono, quindi, nonostante che fosse uno dei capi della Magliana. Cioè, chiedo scusa, Nicolino Selis sì. Era una persona che faceva... Quella di origine sarda, comunque. Sì, faceva parte della sua organizzazione, sì, di quella di Raffaele Cutolo. Dal principio era della banda uno dei capi della banda della Magliana. Poi ho conosciuto a me in carcere, ma vi parlo di 20 anni fa, 25 anni fa, comunque è diventato uno dei miei, comunque, diciamo, si è sganciato dalla banda della Magliana. Diciamo uno dei miei, che era uno segreto, che era un mio capo a Roma segreto. Ho capito. Perché. Ma si era sganciato dalla banda della Magliana? No, era sempre uno dei capi. Fine che sono io scomparso, non so se è vivo, se è morto, non lo so. Quindi era una sua persona che, nonostante fosse della banda della Magliana, tuttavia sì. Rispondeva a lei. Sì, rispondeva a me. Non so se lui l'aveva detto anche ai suoi, al suo gruppo, diciamo così. E invece Casillo che cosa curava nei rapporti con la banda della Magliana rispetto alla nuova camorra organizzata? Purtroppo tutto comunque. Sì, ma voglio dire, per esempio, nel ruolo. Ma sempre con Nicolino Selis, però vi voglio specificare, e un po' con Giuseppucci, quello che chiamavano il negro, se non sbaglio. Comunque. Ah, quindi insomma era sempre lo stesso tipo di collegamento. Non c'erano altre strade. Senta, attraverso Selis o attraverso Casillo, lei ha mai saputo della esistenza di rapporti tra la banda della Magliana e servizi segreti istituzionali o deviati? Le chiedo scusa, parla di Enzo Casillo. Dico, attraverso Enzo Casillo o attraverso... Ma io lo so personalmente, comunque, chiamiamolo sempre deviato, poi non so se sono appunto. Deviato o meno. No, ecco, io vorrei sapere... Lei sa bene la vicenda di Cirille, comunque, io mi trovo isolato da 16 anni. So, e ho fatto liberare un uomo dello Stato, comunque. Lo so. Lo sa bene quello che è successo, comunque. Le chiedo. Quindi Enzo Casillo ha incominciato a prendere rapporto con questi servizi segreti deviati, come li chiama lei, quando è successo il fatto Cirilli, che rapirono a Napoli, e venirono da me tanta personaggi ad Ascoli, e io mi feci portare anche Enzo Casillo, comunque, il che era latitante, e lo facevano entrare con un tesserino dei servizi segreti, come colonnello, come maggiore, non lo so, okay.
per parlare con me comunque. Quindi da allora ha preso contatto con i servizi segreti. Casillo, ecco, sì. Ma io la mia domanda era un'altra. Comunque questa... La chiedo scusa. No, prego. Dico, da Nicolino Selis, sì, o da Enzo Casillo, lei ha mai saputo se la banda della Magliana o alcune persone della banda della Magliana avessero rapporti con i servizi? Da Nicolino Salis ci può dire con precisione, secondo il suo ricordo, quello che le disse? Ci può dire con precisione, secondo il suo ricordo, quello che le disse? Questi rapporti, ma maggiormente i rapporti con Pecorelli, con come si chiama, con questo Pecorelli che è morto, come si chiama? Mino Pecorelli. Nino Pecorelli. Ma con questo qui, perché dice che questo Nino Pecorella stava... Ma perché Selis le ha detto che Pecorelli era uomo dei servizi? Insomma, che stava non è dei servizi, la spiega l'avvocato, che Nino Pecorella in sostanza stava in combutto con questi della banda della Magliana, però allo stesso tempo dicevo tutta il generale della Chiesa, andavano a fare anche perfino perquisizioni nelle carceri. Ecco, senta, questo verremo dopo. Io la domanda mia è ancora più preliminare, per così dire, cioè Selis le ha detto se alcuni componenti o qualche componente della banda della Magliana fosse legato o in collegamento con i servizi? Sì, c'erano comunque. Ecco. C'erano tanto, perché le posso citare un episodio. L'ultima volta che ho visto Selis è stato due giorni che purtroppo è stato ammazzato quel grande statista che era Moro, e mi disse, perché lui abitava quasi vicino a via Mondalcini comunque, no? E mi disse che sapeva dove era comunque Mora, comunque disse Selis, sì, e l'ho spiegato in altra sede comunque. Sì, ecco, e ha fatto riferimento a persone della banda della Magliana, nomi e cognomi, che avevano rapporti con servizi istituzionali o deviati con i servizi, nome e cognomi di questi servizi? No, nomi e cognomi dei personaggi appartenenti alla banda della Magliana che avevano rapporti con i servizi. No, genericamente, avvocato, comunque. Ma Giuseppu, vi ripeto, io parlo sempre più di Giuseppucci e di Selis comunque. Ecco, senta, un'altra cosa. E lei di rapporti tra la Cosca De Stefano e i servizi ha mai saputo? Ma cosa c'era, avvocato? Può dire quello che le risulta? Quello che mi diceva Paolo, che lui disponeva di questi apparati dello Stato comunque. Ecco, allora, chiamiamolo deviato. Allora io le faccio una domanda precisa. Paolo De Stefano, per quello... Sì, ma quello sembra, vedete, che sembra tutta cosa assurda, che io devo parlare dei morti comunque. Purtroppo questa è la realtà. No, che poi non ci sono riscontri, non vorrei che io direi delle menzogne. No, ma guardi, che le cose che sta dicendo lei già sono state dette da altri. Non lo so, io sono 16 anni che sono totalmente isolato. Ecco, noi dovremo sentire una persona qui che potrà confermare o smentire quello che lei sta dicendo. Ma ecco, tornando al problema dei rapporti tra servizi e Paolo De Stefano o Cosca De Stefano. Sì. Paolo De Stefano, direttamente... Mi ha sempre detto che lui disponeva di queste forze a Roma, comunque. Ecco, disponeva in che senso disponeva? Si scambiavano favori, credo, comunque. Ho capito. Questo me l'ha detto di certo, che si scambiavano favori. Senta, ma vi parlo sempre di Paolo De Stefano, non dell'avvocato De Stefano. Paolo. Senta, veniamo più specificamente a Nicolino Selis. Dunque, diceva, lei l'ha conosciuto molti anni fa. Sì. Quando lo ha conosciuto? Credo 74, quando fui mandato via da Sant'Efrem a Poggioreale, comunque, credo 73, 72, dal 72 al 74, avvocato. Poi ci siamo rivista ad Aversa. Dove vi siete conosciuti? In carcere? A Poggio Reale. Io venivo da Sant'Efrem, dal manicomio di Sant'Efrem, mi hanno appoggiato a Poggio Reale. Sarebbe, come si dice, all'infermeria. Lui non so da dove venivo. Poi ci siamo rivista ad Aversa, poi lui partì ad Aversa e io mi allontanai. Scusate che dico mi allontanai, perché sono stato assolto, comunque evasi, comunque, se vi fa piacere così. Comunque. Senta, quindi... Questo Selis, abbiamo detto, era sostanzialmente l'elemento di raccordo tra lei e la banda della Magliana. Ma io ho sentito da qualcuno che dice che Selis non era importante nella banda della Magliana, era uno dei capi della banda della Magliana. Senta, Selis le ha mai parlato di un certo Antonio Mancini? Sì, credo di sì.
In che termini viene a parlare? Può darsi anche l'ha portato qualche volta presso a lui, perché io avevo, quando ero latitando, stavo qui, come si chiama, vicino a Roma, a Fiuggi, ha portato a volte anche 3 o 4 presso a lui, può darsi anche l'ha portato qualche volta, non lo però so. Però non la ricordo preciso. No, però questo Mancini non mi è nulla. Ho capito. Senta, ecco, questo colloquio, lei ha già riferito, io le faccio la domanda comunque, di un colloquio che lei avrebbe avuto una 15ina di giorni prima dell'omicidio Pecorelli, come abbiamo detto avvenuto il 20 marzo del 79. Sì. Dove lo avete avuto? Avvocato, io non vi posso dire 20 giorni prima, un mese prima, qualche tempo certamente prima. Comunque un mese, 2 mesi, 15 giorni. Ho comunque, no? Dove lo avete avuto? Ad Albanella. Dove? Albanella, una provincia nel Cilento, nel Salernitano, dove stavo io l'ho nascosto comunque, no? Che venivo da Brescia, io comunque ci siamo incontrati perché sembra che lui aveva avuto ma non era la prima volta che ci siamo incontrati, lui aveva dei permessi premi dal manicomio comunque, e ci incontravamo, o io da Luca un appartamento qui a Roma o lui da me comunque, e lui venne specificamente da me, lui soltanto, però quando lui veniva da me, lui soltanto comunque, sarebbe da me nel rifugio, diciamo, ad Albanella. Lo chiamava lei o veniva spontaneamente? Spontaneamente, a volte lo chiamavo io per sapere, cioè, se stavamo in contatto. Mi chiese una pistola perché diceva che dovevano ammazzare un giornalista, mi disse, con lo silenziatore. Io non ce l'avevo, disse rivolgi da Roma, perché Enzo Casilla, anche lui era sempre latitante, ma per poche cose. Rivolgi da Enzo, se non ce l'ha lui te la fai dare da Paolo Di Stefano, punto e basta. Quindi lei gli indicò Enzo Casillo, sì, perché Enzo Casillo facesse da tramite rispetto a Paolo, sì, Di Stefano? Sì, giusto. E chi sarebbe dovuto andare? Da Paolo Di Stefano. Ma era lo stesso, o Enzo o lo stesso Selis comunque. O Enzo Casillo o. Poiché Paolo me l'aveva detto, Paolo Di Stefano, che se aveva bisogno di queste armi lui ce le aveva comunque. Era accaduto già altre volte o era la prima volta? Sì. Che c'era mi aveva mandato delle armi. Comunque. Ho capito. Ecco, in quella occasione il Selis le disse per conto di chi agiva? Per conto proprio, per conto loro, diciamo. Non cioè so loro che significa? Lui ha detto, disse proprio per loro, perché io volevo sapere maggiormente se era un favore che facevano, diciamo, alla mafia comunque. Lui disse no, nessun favore alla mafia comunque, un fatto nostro personale, perché, le ripeto, sempre quelli che nostro disse, personale, mi scusi se la interrompo. Personale loro, diceva della banda. Loro, diceva loro, del suo gruppo, non lo so, del suo gruppo, tutta la banda, non lo so, okay. Perché Pecorella, le ripeto, dice che stava in combutto con loro, però nello stesso tempo riferiva tutto al generale della Chiesa e andava perfino a fare perquisizioni in carcere, cosa che vi posso confermare anch'io a Cuneo, dopo ci sono stato a Cuneo dopo riprese, lo dicevano tutti lì a Cuneo, questo giornalista entrava col generale nel carcere di Cuneo. Senta, lei diceva adesso, io gli ho domandato se l'uccisione di questo giornalista, le fece il nome del giornalista? Sì, Nino Pecorelli. La prima volta no, avvocato, la prima volta perché è stato qualche mese prima, no? 15 giorni come ha detto lei. La seconda volta, Nino Pecorelli, punto e basta, ecco. Io non lo conoscevo nemmeno tra l'altro. La seconda volta, quando ne avete parlato, ancora prima che morisse Pecorelli? Sì, sempre sì, prima sì, che sempre, morisse. Sempre prima. Quindi 2 volte prima che sì, morisse. Sì, sì, sì. Ecco. Lei nel secondo momento mi spiegò proprio il fatto di questa, che lui stava in combutto questo giornalista con loro e poi con. Quindi la motivazione gliel'ha data dopo. Sì. Però non dire, dopo morto, no, prima della morte, ma la seconda sì, volta. Sì, ecco, seconda ma volta. Le chiedo perché lei ha chiesto a Selis se si trattasse di un omicidio che volevano fare per motivi di mafia o per. Lo spiego sempre perché non è per offendere nessuno comunque. La NCO in Campania ha sempre combattuto contro la mafia comunque. Ecco il discorso che viene anche su un altro fatto, Greggio Avvocato. Contro la mafia, contro, diciamo, Rino e la mafia comunque, in Campania comunque, perché stavamo in Campania e allora stavo io comunque. Ecco perché io dissi quella frase al PM, che non è stata scritta comunque. Nel senso, io volevo dire, portare un paragone, se Riina e la mafia erano protette dal senatore, il presidente Andreotti, io lo dovevo sapere per forza, perché sapevo chi stava dietro le spalle,
che proteggeva questi qui che io ci combattevamo comunque. Al che il PM mi disse, dice, ma le stanza, dice, come mai vuole difendere così accanitamente Andreotti comunque? No, cioè, te l'è simpatico Andreotti che lo vuole difendere tanto. Aspetti, poi ci veniamo dopo. Ecco, io vorrei capire, quindi la ragione per la quale lei chiede a Nicolino Selis se per caso l'omicidio di uccisione di Pecorelli fosse per motivi di mafia, perché lei in quel caso sarebbe stato contrario. Contrario tassativamente, Nicolino non l'avrebbe mai fatto comunque, perché era uno dei miei comunque. Ho capito. Okay. Tassativamente non c'entrava proprio la mafia comunque. Ecco, se si chiamava così. E la risposta invece fu che si trattava di un omicidio voluto da voluto loro. Voluto da loro perché per queste, perché vi ripeto, proprio mi disse che stava in combutta con loro. Però nello stesso tempo dice tutto il generale della povera generale della Chiesa. Le ha spiegato perché perché cosa Pecorelli sarebbe stato in combutta con loro? Lo sapete, tanti giornalisti stanno in combutta con la malavita per sapere dei fatti, per fare dei scoop, eccetera, eccetera, comunque. O poi non ho approfondito. Le ha fatto riferimento a qualche iniziativa di Pecorelli che era dispiaciuta a loro? Iniziativa giornalistica si intende, so che Pecorelli aveva pubblicato qualche articolo contro di loro. Sì, stava dispiaciuto proprio perché stavano un po' dispiaciuti perché questo giornalista, vi ripeto, dice tutta della Chiesa e poi ha fatto delle cose anche contro di loro, logicamente. Come giornale? Anche come giornale, come rivista. Giornale. Ecco, va bene. Senta, stava dicendo che se parlava della sua, come dire, posizione di favore nei confronti di Andreotti, che cosa stava dicendo prima? Vedete, avvocato, senza offesa per tanta PM che stanno in Italia, purtroppo la maggior parte non vogliono la verità vera, vogliono dei jukebox al quale ci mettono la monetina dentro per sentire soltanto quello che fa comodo a loro. Io non ho voluto mai stare a questo gioco. Penso che è notorio che anche al 94 volevano portarmi in una villa, a me e mia moglie, senza che io avevo detto niente, e io ho rifiutato. Meglio morire dalla sbarra e cancello. Le ripeto, sto già da 34 anni in carcere, da 16 isolate per aver salvato un uomo dello Stato. Vi ripeto, però vi ripeto, questa domanda, forse il PM l'ha detta anche in buona fede, nel senso che... Sicuramente. No, sicuramente sì, sono d'accordo con lei, perché nel senso che io prendevo le difese di Andreotto, chiedo scusa, del presidente Andreotto, dicendo che se Andreotto stava dietro al signor Riine e alla mafia, io, capo della ex NCO, lo dovevo sapere per forza, come il signor Riine poteva sapere chi proteggeva me politicamente. Okay. Che lui mi disse... dice, ma allora dice la frase esatta, aspettate, mi ricordo la frase esatta, dice, ma è così, insomma, simpatico il presidente Andreotti che non lo difenda tanto, non lo vuole accusare, insomma, una cosa di queste. Sono passato tanto tempo comunque. Questo fu, a che io disse, lo metto per iscritto, dice, no, io ho fatto una battuta e è finito così. Okay. Ma sono convinto, le ripeto, l'ho detto in buona fede, non cioè, come tanti altri PM che volevano chi 509, chi di politici, eccetera, eccetera. Comunque di questo problema, di questa questione con Nicolino Selis lei non ha parlato, con Selis avete parlato soltanto dell'arma che sì, lui voleva. Sì, non so nemmeno, se l'ha andata a prendere o non l'ha andata a prendere l'arma comunque. Per essere ancora più sicuri, mi incontrai dopo l'omicidio, ebbi modo di incontrare, sembra, qui a Civitavecchia, che c'è un Sebastianella, se non sbaglio, si chiama, un ristorante, una cosa di questo. Sì, sì. Incontrai a Giuseppucci. E anche Giuseppucci? L'ho detto prima, chiamavano in... Il Negro. Il Negro. Perché anche lui era uno dei capi della banda della Magnana. Mi scusi, signor Cudo, era molto che conosceva Giuseppucci lei? Sì, sì, anche da molto tempo. Da molto tempo. Dove l'aveva conosciuto? Alla Rebibbia. Ah, in carcere. Ecco, quindi in questo... Non ricordo con precisione se a Rebibbia o fuori comunque. Ci siamo rivisti però una volta a Rebibbia comunque. E questa che era? Una cena, un pranzo? Che cosa? C'era un pranzo con tanti amici comunque. Ricorda... Nicolino Selis non c'era però. Non c'era Selis. Ricorda chi c'era?
comunque c'era Enzo Casillo, purtroppo, ripeto, dobbiamo parlare dei morti, stavo questo Giuseppucci con altri dei suoi, anche io mi appartai dei suoi c'era solo Enzo Casillo? Dei miei sì, diciamo solo Enzo Casillo. Rosanova non c'era? Come no? C'era, ma ripeto, mi fate dire tutto il nome dei morti comunque, ecco, quello è il punto, c'era e come Rosanova comunque, ci siamo appartati proprio io, Giuseppuccio e Alfonso Rosanova. Ho capito. Che io sono stato tra l'altro imputato che dice l'avevo fatto ammazzare io a Rosanova, invece ho poi i signori pentiti, questo Carmine Alfieri ha detto che l'avevano ammazzato loro, invece sono stato assolti, si dice che sono stati sempre questi famosi servizi deviati come Enzo Casillo, eccetera eccetera. Ecco, allora incontra Giuseppucci e parlate di che quindi, cosa? Quindi allora mi diceva, ma appartato perché io volevo sapere con più precisione se era vero del perché della morte di questo povero giornalista Pecorelli. Dopo quanto tempo dalla morte? Ma credo poco. Una settimana, perché poi, poi dopo ho visto di una salita due giorni che, prima che mi arrestavano a me, prima che fu trovato morto lo statista Moro, Giuseppucci credo dopo una settimana, due settimane, comunque lui mi confermò che l'avevano fatto per cose loro. Ecco. Io volevo una conferma anche da Giuseppucci. Mi scusi, Giuseppucci perché poteva darle la conferma? È perché anche lui era uno che comandava molto, era un capo anche lui della banda della Magliana e c'aveva un gruppo forte. Ecco, lei si ricorda il discorso come si svolse tra lei e Giuseppucci? Sì, gli chiesi cortesemente se Nicolini mi aveva detto la verità e lui mi confermò che era stato un fatto loro personalmente. Le disse chi aveva materialmente ucciso no. Pecorelli? Non me l'ha mai detto, se no non avrei nessuna niente, ecco, lo direi comunque. Ecco, e ricorda se in questa circostanza siete tornati sulle ragioni della uccisione di Pecorelli? No, ma credo non tanto, a me mi interessava solo la conferma se Nicolino mi aveva detto la verità o no, perché era un uomo proprio mio, invece, mentre il, sarebbe Selis, mentre Giuseppuccio no, era solo uno dei capi della Magliana. Ecco, senta, ricorda se nell'occasione del colloquio con Giuseppucci parlaste ancora una volta della questione mafia come motivo della uccisione? Sì, e io volevo sapere se per caso avevano fatto sempre un favore alla mafia, se Nicolini mi aveva detto la verità. Lui disse tassativamente di no. Quindi ha avuto la conferma. Sì, senta, era una cosa allora. Ecco, io le leggo soltanto per memoria il verbale delle sue dichiarazioni rese a Belluno il 21 maggio del 96 al pubblico ministero, al dottor Cannevale, sì esatto, dove lei dice: parlai dell'omicidio Pecorelli dopo che era già stato commesso con Franco Giuseppucci. Giuseppucci era mio amico ed amico intimo di Selis. Sì, perché sono... Ma non era mio capozona né mio affiliato. Sì. Sapevo che Giuseppucci aveva rapporti anche con la mafia. Sì, ma nel senso perché Giuseppucci aveva rapporto con tutti, con me, con altre organizzazioni, con tutte le organizzazioni d'Italia. Ho capito, però lei lo sapeva come notizia generale o sa di fatti specifici? No, perché faceva delle rapine e basta comunque. Ho capito. E altri componenti della malavita organizzata, sì. Infatti. Poiché la mia organizzazione era avversaria alla mafia. Ma non avversaria, ci combattevamo in Campania, come io comunque non. Insomma, vabbè. Basta. Ero interessato a sapere se anche la mafia fosse implicata nell'omicidio. E comunque se tale omicidio fosse stato fatto per fare un favore anche alla mafia. Chiesi questo a Giuseppucci e lui, pur confermando le motivazioni che mi aveva detto Selis, alla mia insistenza sulla implicazione della mafia, così sta scritto qua, tentennò. No, ma no. Non ha quindi confermato, prosegue. No, io vi dico che scusa. Non ha quindi confermato esplicitamente che l'omicidio era stato commesso anche per fare un favore alla mafia. Anche se l'ha fatto capire su mia insistenza. No, egregio signor avvocato, Giuseppuccio mi ha detto testualmente che era un fatto loro, la stessa motivazione di Selis, dicendo che
questo giornalista prendeva le notizie da loro, però poi le passava al generale della Chiesa, e perché andava facendo le perquisizioni in carcere assieme al generale della Chiesa, nient'altro. Ecco, però da questo verbale vabbè, risulta una tanta cosa. Dunque, da questo perché, verbale risulta perché parecchi noi imputati ci fidiamo, no? Allora se scrivono, uno mette la firma senza leggere, ma non esiste proprio. Da questa frase che io le ho letto, sì, risulterebbe che lui tentennò, non che è lui vero. Tentennò, non è no, vero. No. Quindi c'è stata una cosa prettamente allora. Mi confermò che Nicolina mi aveva detto la verità. Nicolino Serissimo. Ecco, il pubblico ministero incalza su questo punto e dice: qual è stata la ragione di questa sua domanda a Giuseppucci? Aveva dubbi su quanto le aveva detto Selis? Come mai ha sentito la necessità di chiedere a Giuseppucci se l'omicidio era stato fatto anche nell'interesse della mafia? E lei risponde: l'omicidio aveva fatto scalpore e i giornali avevano parlato anche della mafia. Anzi, mi correggo, il motivo della mia richiesta era che Giuseppucci aveva rapporti con la mafia. Intendo far presente spontaneamente che se l'omicidio fosse stato fatto per fare un favore ad Andreotti, Selis avrebbe avuto l'obbligo di dirmelo. Se no veniva ammazzato da noi. Ho capito. Ma vi spiego, vedete, in questo colloquio con questo ministero comunque sono state dette tante cose comunque, no? Ma non ci sono scritte comunque. Beh, diciamole qui. Tante cose nel fatto del presidente Andreotti, perché del signor giudice non mi hanno mai domandato, io non so niente, quindi mi si è parlato soltanto di Andreotti, del presidente Andreotti. Io insistevo, insomma, per me lo dovevo sapere per forza se il presidente Andreotti proteggeva Rino con la mafia comunque. Le è stato chiesto questo? Se lei fosse a conoscenza dei rapporti di Andreotti con la mafia? L'ho detto io. Ah, l'ha detto l'ho lei detto spontaneamente. Io, se fosse vero che proteggeva la mafia, il signor Rino e la mafia, io l'avrei saputo senz'altro, lo dovevo sapere comunque, sapevo che perché io ci combattevo con loro, lo dovevo sapere. Senta, qui mi fece la domanda il PM, che dice che fece una battuta, cioè? Il fatto che disse che mi era così simpatica. Senta, eccetera, eccetera. Per essere chiari, quindi io le rileggo il passo. Io non l'ho mai conosciuta al presidente Andreotti, comunque lo ammiro solo perché è un grande statista, nient'altro. Ok. Senta, io le rileggo il passo perché per noi è importante. Chiesi questo a Giuseppucci e lui, pur confermando le motivazioni che mi aveva dato Selis, alla mia insistenza sull'implicazione della mafia tentennò. Non ha quindi confermato esplicitamente che l'omicidio era stato commesso anche per fare un favore alla mafia, anche se l'ha fatto capire su mia insistenza. Questa frase non è sua. No. Allora ci dovevano stare scritte tante altre cose. Questa frase non è sua. No. Non tentennò per niente, mi confermò quello che aveva detto Selis, perché lui sapeva bene che Selis stava con me. Va bene. Presidente, per noi può bastare.